Benvenuti a tutti in questo nuovo video, vi mostrerò la mia Fiat Tipo 1495 cavalli a benzina. La macchina è in allestimento easy, però è un allestimento easy un po' particolare in quanto non aveva lo schermo 5 pollici, non ha alcuni dettagli come lo schermo TFT. Il mio consiglio è di prenderla a chilometri zero. Se vi serve una diesel a maggior ragione perché viene addirittura meno del benzina ormai. Se volete una mano per la ricerca, scrivetemi su Facebook nella mia pagina ufficiale che trovate in descrizione. L'allestimento Easy lo riconosciamo per dei dettagli cromati come questo qui e la cromatura intorno ai fendinebbia. In più anche per gli specchietti color macchina che la mia non ha. Ho l'abitudine di Fiat di utilizzare pezzi diversi su varie macchine continua, l'avevamo già visto sull'appunto. Questo è il profilo, vedete gomme da 16 pollici con copricerchi che a me non piacciono proprio. Qui abbiamo il profilo con le maniglie cromate. Alcune nella 5 porte, soprattutto con l'allestimento Easy, hanno le cromature nei sottofinestrini. Tappo della benzina con chiusura Easy, che quindi si va a chiudere internamente quando la macchina è chiusa. Ecco qua, un po' fatica a chiudersi. Qua abbiamo i fari posteriori e il bagagliaio, che si può aprire sia col telecomando che schiacciando un bottoncino sopra la targa. Bagagliaio abbastanza capiente, oltre i 500 litri. Qui abbiamo il nostro profilo. Questo colore è un grigio maestro. E adesso andiamo a vedere nel dettaglio la parte posteriore della vettura. Qui abbiamo tutto il faro, quello lì non è un faro, è un lato estetico. Il baule si apre come vi dicevo prima con la chiave in automatico ed eccolo qui, scusate il disordine, è un 550 litri, l'unica scomodità è l'imboccatura che non consente di mettere oggetti ingombranti in quanto anche la parte sopra di plastica non si può togliere, comunque anche smontandola rimane il pezzo di carrozzeria e vetro. Qui abbiamo la moquette che copre la parte sopra del baule che in molte coupé non c'è. Un difetto che ho notato è la linea di spannamento posteriore che non arriva fino in fondo in quanto non hanno fatto una riga per risparmiare. Passiamo davanti al motore, in questo caso qui abbiamo la moquette coppia rumore ed eccolo qua il nostro 1495 cavalli. Abbiamo, come vedete, spazio per modificare le lampadine, per cambiare le lampadine, scusate. E un motore che consuma abbastanza olio, come consumi non è economo, però per quello che si porta via una vettura che viene via quanto un'utilitaria, ne vale la pena. Sentite, motore molto silenzioso, attualmente a 1115 km, però sembra. Mi sta soddisfacendo questa Tipo, come vi ho già detto vi consiglio di cercarla a chilometro zero, se volete una mano scrivetemi anche su Facebook o nei commenti, cerco di darvi una mano. Adesso facciamo un breve percorso con la nostra Tipo. Sentite, veramente silenziosa come macchina. Se tirate sui 3000 giri inizia magari a sentirsi un po'. Come macchina veramente soddisfacente, soprattutto il prezzo qualità, soprattutto se si prende a chilometro zero, ve lo ribadisco ancora. E consiglio di guardare prima quel discorso che facevamo tra Easy e Easy, cambiano alcuni dettagli. È meglio prendere una Easy un po' più ricca per evitare, come ho fatto io, poi di dover cambiare radio o altre migliorie. Vi consiglio i cerchi da 16,
che comunque assorbono bene le buche. Se proprio volete strafare i 17, ma non andate più oltre. Le versioni secondo me migliori, ma anche tra virgolette le più costose, sono su questo modello la S Design e la Lounge, che però hanno un costo diverso rispetto alla Easy e alla Pop. La Pop proprio la sconsiglio in quanto veramente pochi accessori. Se invece vi puntate sulla 5 porte, che vi piace senza questo baule, andate tranquillamente a prendere la Sport, la S Design potendo, se no, ripeto, anche lì la Easy, che è più accessoriata rispetto alla berlina 4 porte. Rispetto alla Opening Edition, che è quella dove tutti abbiamo conosciuto la Tipo negli anni 2015-2016, questa versione ha molto meno cose in quanto non ha i finestrini posteriori, gli azzacristalli elettrici posteriori, non ha i cerchi in lega. Adesso, quest'anno, la Tipo sulla Easy 4 porte ha iniziato a mettere il tablet come sulla 5, che prima non era disponibile neanche a pagamento. È uguale per i fari con le diurne LED. In definitiva è un'auto che mi è piaciuta, costa poco come listino iniziale, attenti a non comprare la Pop, che è veramente scarna, comoda per le famiglie, spaziosa, consiglio di cercarla a chilometro zero, dove si può trovare intorno ai 12,5. La motorizzazione, il motore è elastico, per la città va bene, non aspettatevi consumi bassissimi, se no c'è il 1400 T-Jet, 120 cavalli per un po' più di brio. Se no bisogna andare sul diesel per avere un po' più di risparmio sui consumi. Però bisogna vedere la città dove abitate, se ha dei blocchi particolari. Questo è tutto, se vi è piaciuto questo video lasciate un like e iscrivetevi. Ecco il nostro 1495 cavalli a benzina sulle strade di montagna. In questo momento siamo sulla discesa, però si è comportato egregiamente a pieno carico anche nella salita di questa strada, e ovviamente non è una macchina da montagna, non è un 4x4, però devo dire che mi ha stupito, pensavo peggio anche leggendo commenti negativi su internet. Eccoci ad affrontare delle salite. Ecco che partiamo, ci facciamo la nostra bella salitina. Vedete, non è. Siamo a 4000 giri. Vedete, non è difficilissima come salita. Ecco un'altra salita. Siamo in terza, vedete? E la macchina va discretamente. In questo momento sono solo io. Prima con 5 persone a bordo ho fatto un po' più di fatica. Ed eccoci arrivati sul piano.